A Vibo Valentia parte il progetto Sempre Aperti a Donare, promosso a livello nazionale dalla Fondazione Ronald McDonald, è giunto alla terza edizione. Da oggi, a fine aprile, verranno consegnati 200 pasti a settimana a chi più ne ha bisogno per il tramite delle associazioni individuate dai servizi sociali del Comune di Vibo Valentia, amministrazione che ha dato vita al progetto insieme al Banco Alimentare della Calabria e alle associazioni di volontariato della città. A presentarne i dettagli in conferenza stampa nell'aula consiliare il sindaco Maria Limardo e gli assessori che si sono spesi nella sinergia, Carmen Corrado alle attività produttive e Rosa Chiaravallotti alle politiche sociali, insieme al direttore del punto vendita di Vibo Valentia e Siderno Sergio Sidà ed il direttore del Banco Alimentare Regionale Giovanni Romeo. Un'iniziativa importante questa che come Banco Alimentare coordinerete in modo che tutte le associazioni del territorio possano avere il proprio contributo. Sì, siamo estremamente grati e riconoscenti alla Fondazione McDonald, a questo progetto Sempre Aperti a Donare denominato, che viene svolto in oltre 200 città in tutta Italia e in Calabria comprende tutte un po' le nostre città capoluogo, quindi siamo contenti perché le persone, soprattutto i giovani, i bambini che tengono tanto al McDonald potranno ricevere a casa propria il panino con la bustina di frutta e del dolce. Il ruolo del Banco Alimentare è un ruolo fondamentale in questo territorio? Credo di sì, per il lavoro che stiamo facendo con gratuità veramente dal 1996 e quindi ormai siamo una rete abbastanza consolidata, diffusa, presente sui territori. Abbiamo necessità magari di essere più supportati dalle istituzioni, cioè di fare delle cose insieme, anche mettendo a disposizione spazi che per noi sono fondamentali. Un'importante iniziativa nel segno della solidarietà. Sì, quella che alberga sempre nel cuore dei calabresi e nel cuore dei vibonesi in particolare. È una iniziativa bellissima, io ringrazio innanzitutto McDonald per aver donato alla città e in generale alle categorie più deboli, ai più fragili, un numero consistente di pasti caldi che saranno distribuiti. È un segnale straordinario, importante, specialmente in questa fase post-Covid. Un grazie anche alle associazioni che sono qui con noi stamattina, ringrazio l'Unitalsi, ringrazio l'associazione Fiori nel Deserto, Condividiamo, ma anche Luigi e in generale tutte le altre che sono qui presenti con noi questa mattina e che ci aiuteranno a raggiungere i più bisognosi, cioè quelle persone che noi vogliamo che avere sempre più incluse all'interno della nostra comunità.